ragazzi, sono Asel Papigno, vi do il benvenuti, anzi ben ritornati nel mio canale. In questo video vorrei presentarvi Gillette Fusion Pro Glide e partiamo dalla scatola che è vuota, perché poi vi farò vedere il rasoio. La scatola è questa qui, ho scritto come ben vedete Gillette Fusion Pro Glide, Flexible, nuovo, ve la presenterò poi successivamente la Flexible. Dite, è così. La migliore esattura che Gillette può offrire, che dicono loro, poi secondo me può offrire di meglio. Gillette Fusion Pro Glide, e questa è la scatola. Ovviamente il rasoio ha solo una testina, non vi danno i ricambi della confezione iniziale del rasoio. E anche questo è un punto che secondo me va un po' rivisto, perché il rasoio costa 13 euro. Mentre le testine costano 14 euro, ci sono due testine o tre, forse due, non di più comunque. Quindi se ogni volta facciamo prima comprare il rasoio nuovo, qualcosa non va. Un po' come tutti, però sarà un po' da vedere secondo me questa cosa. Questo è Gillette Fusion Pro Glide. Ve lo faccio vedere da sotto, che è così, molto bella questa scritta qua, questa parte qui. Profilo, che secondo me è un profilo a dir poco eccezionale, molto bello. E la parte sopra, parlando sempre di parte sopra vista dall'alto, questa arancione qui è la Flexible ed è sarebbe la novità del Gillette Fusion Pro Glide, appunto perché se la premiamo in questo modo e tiriamo verso l'alto, la testina potrà essere estratta e sostituita, mentre lasciata normale così permette al rasoio di eseguire la rasatura. Molto, ma molto intelligente secondo me l'applicazione della Flexible, per il semplice fatto che avremo molte più direzioni possibili da eseguire con il rasoio, quindi una rasatura migliore e forse anche più veloce e più facile. Materiali, è fatto di buoni materiali perché è di ferro, un ferro molto leggero, gomma, quindi anche con le mani bagnate in caso di rasatura non abbiamo problemi a tenere o scivolare il rasoio, non ci sono problemi. Vedete, non so se vedete bene, ma qui in mezzo c'è una specie di filo. In realtà non è un filo, è una piastrina, una fascetta che permette tutti i movimenti possibili della Flexible. Peso del rasoio che non influisce molto sulla rasatura, per il semplice motivo che secondo me è un peso che riesce a dare una buona stabilità alla mano e un buonissimo equilibrio alla rasatura, quindi è un peso che ci può stare, ci deve stare secondo me in un rasoio così, soprattutto quando ti dà l'opportunità di fare tantissimi movimenti. Ovviamente non è che potete fare movimenti così soprattutto al viso, però molti più movimenti facilita la rasatura, possiamo dire di sì. L'ho provato, l'ho testato, ho provato anche la lama di precisione che è qua sopra, questo filetto grigio qui è la lama di precisione, molto utile, molto buona, molto efficace, insomma è un rasoio che secondo me non ha nulla in contrario, a parte, come non so se vi ho già detto, il prezzo delle testine di ricambio, perché il rasoio costa 13 euro e qualcosa, le testine costano 14 euro. È un problema che abbiamo già riscontrato con parecchi rasoi del genere, non solo Gillette, e secondo me, dal mio punto di vista, comprare il rasoio nuovo ogni volta non è proprio il massimo, insomma, anche perché poi visto che compriamo il rasoio nuovo con lo stesso prezzo abbiamo due testine, massimo tre. Un po' tirchi secondo me. Movimenti della lama, della testina. Allora, la testina va su e giù un buon grado di piega, per farvi capire, un buon grado di inclinazione, profilo, cioè, molto ma molto buono. Va anche a destra e sinistra, scusate, così. Diciamo che la parte che si inclina avanti e indietro è molto più inclinabile, mentre il laterale è un po' più complicato da muovere, nel senso che
Sicuramente è stata studiata come inclinazione per non far tagliare, però secondo me è un po' ridotta come inclinazione di destra e sinistra. Avanti e indietro va benissimo, secondo me. Per i meno esperti, non crediate che quel disegno lì sia un buon esempio. Perché se voi siete alle prime armi o le prime volte che usate il rasoio, magari anche per i ragazzi più piccoli che cominciano ad avere una barba, magari suo padre o chissà chi gli prende questo rasoio qui. Non cominciate così e poi andate a fare fiori e rose per il viso, perché non uscirete con fiori e rose, uscirete solo con rosso in faccia, cioè vi taglierete tantissimo. Quindi magari fate la mano e non cominciate come il disegno. Sì, magari una piccola curva ci sta, ma di solito comunque nella rasatura io personalmente non la faccio mai. Quindi ripeto, una buonissima idea. La flexible per garantire molte più direzioni possibili, però d'altra parte non è che sia tutto questo vantaggio, almeno per me che la statura faccio dritta è difficile, mai fatto che prendo e faccio così. Gillette vi regala, meno male almeno questa volta, vi regala il supporto per il rasoio. Il rasoio sarà così. Quindi sul sostegno, e questo qui è il Gillette Fusion Pro Glide. Nel prossimo video vi farò vedere, vi mostrerò come risulterà la rasatura con Gillette Fusion Pro Glide usando un sapone da barba che vi dirò sempre quale sarà al momento del video. Io vi ringrazio, sono Hazard Opinion e vi ricordo di mettere mi piace alla mia pagina Facebook, sempre Hazard Opinion. E iscrivetevi al canale che è questo qui in cui state vedendo questo video. Io vi ringrazio sempre. Ciao a tutti ragazzi, Hazard Opinion.